se oggi si riprende con Mega Man Star Fox 3 Black Ace. Se l'ultima volta abbiamo fatto fuori la mia nemesi tra le nemesi più nemesose di tutto le nemesi, Apollo Frame Sigma. E alla fine era abbastanza semplice, bastava creare un mazzo completamente acqua e usare una Noise Acqua, non ci voleva poi tanto. Io non so perché mi incaponivo a fare Rogue, la Rogue Noise o la Wolf Noise, in realtà era molto più semplice di quanto pensassi. Quindi ragazzi, se dovete fare fuori Apollo Flame Sigma, mi raccomando, una Noise Acqua, quindi o Cancer o Virgo, e un mazzo completamente acqua, perché ogni uso supporto di tipo acqua dà un invisibile che è come la manna, ok? Quindi oggi siamo qua, ho rimesso il mio mazzo classico, quindi quello per i tipi normale in pratica, e ho rimesso la Rogue Noise a questo punto perché penso che sia l'unica Noise contro l'ultimo Sigma che possiamo affrontare. Ok, l'ultimo Sigma lo troviamo alla base orbitale. Fatemi alzare un pochino il volume. Ok, l'ultimo Sigma, ragazzi, si trova nella base orbitale, quindi dovrò girare un bel pochino. Ci siamo! E come poteva la Capcom non concludere se non con il più rompiballe tra i boss? Ovviamente sì. Sfortunatamente la Rogue Noise ha una cadenza di molto inferiore rispetto alla... Soffrirò molto. Aio. Cioè, in tutto questo ragazzi, sono riuscito a togliere semplicemente 800. Cioè, no, scusate, 1000. 1003. E poi mi intrippa il cervello. Guardatelo, mi intrippa il cervello. E si stronzo. Guardatelo. Aia. Guardatelo! Dammi un attimo di tregua! No, ma come le case mi fa fuori su, mi te lo so io. E non sono morti. Ok, neanche Sirius vuole saltare fuori, quindi sapete che vi dico? Ok, mi vedo costretto a farlo, purtroppo. Eccolo qua. Ok, per semplificarmi la parte ho deciso che Sirius apparirà così, perché so che è meno elegante, ma non è perché è infatro, eh. Ok, nel caso mi batta troppe volte con questo mazzo, proverei a cambiare tipo di mazzo. E ho sprecato quella carta come un deficiente. Ok. Tutto sommato ce la stiamo cavando bene, più o meno. Aia, non lag- no, ho laggato, sono morto? Oddio, se mi sono salvato. Oh, che? Mi pare di più. Ok, ho capito come fare i contrattacchi, ragazzi. Più o meno. È tutto un più o meno con Sirius. E comunque il trucco sta nel fare tanti contrattacchi.
Ok, ce l'abbiamo fatta. Purtroppo questo è inutile. Non ci credo ci spostano. Cazzo! Oh! Oh! E la madonna! Ok ragazzi, ce la dobbiamo fare. Abbiamo tre spadaccini. Vai! Ancora uno ed è giù. Ed è giù! Ok! Sirius V3. Ok ragazzi! Fatemi salvare. Uff. È dura. Fatemi salvare. Ok ragazzi, direi che per questo episodio abbiamo praticamente finito. Voglio solo farvi vedere adesso lo schermo del titolo. Fatemi skippare un attimo. Ok. Come potete vedere in basso, al centro, abbiamo la stella dei Sigma. Ok, è stata molto dura ma ce l'abbiamo fatta. Adesso che abbiamo ottenuto la stella dei Sigma, abbiamo sbloccato il boss Sigma opzionale. Il boss Sigma opzionale sarebbe Crimson Dragon Sigma, quindi il boss finale ancora più dopato. Io però direi che per oggi ragazzi mi fermo qua. Nel prossimo episodio non affronteremo il Crimson Dragon Sigma, ma vedo se riesco in qualche modo a trovare un trucco per affrontare un altro nemico molto temibile. Ok ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un commento, vi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video, quindi bella ragazzi. Come faccio a essere uno? Come faccio a essere uno? Io non riesco a capire perché le cose facciamo così. Urgo non lo dice. Chi è che verrà sponsorizzato? Verranno sponsorizzate 3 persone al mese. Dopo, se magari cresceremo in fretta, verranno sponsorizzate anche più persone. 2 di queste persone saranno quelle più attive. Quindi ragazzi, per essere sponsorizzati non bisogna solo lasciare like, commentare e via dicendo. Bisogna rimanere attivi, cioè seguire i video del canale.